Lello, forza trotta! Lello! Forza trotta!
voce, sono un ridente, l'equipaggio numero 18, chi è l'equipaggio numero 18? Mister Mario Trotta insieme a Marco Lepore, e arriva il prosecco. Allora, prima di andare con l'intervista, io volevo preavvisare la famiglia Palombi, perché oltre a essere non assoluto, vince il suo gruppo, vince della classe, vince anche il trofeo Ezio Palombi, perché erano due ruote, il primo delle due ruote motrici, quindi tra un po' arrivano anche rappresentanti della famiglia Palombi. Do subito il microfono a Mario Trotta, grande Mario Trotta, grande coppia come sempre. E niente, che dire, super contento, non so dove iniziare. Allora vabbè, ringrazio tutti, chi mi ha fatto il tifo, Modul Tech, il proprietario Marco che mi ha portato una macchina fantastica, i suoi meccanici, bravissime persone, molto esperti, mi hanno dato consigli e tutto. Poi ringrazio soprattutto Marco Lepore, che giustamente in macchina siamo in due, e il merito anche suo. Sono contento di essere qui e vincere la classe dopo il brutto incidente dell'anno scorso. Come sappiamo, sono stato 5 mesi a letto. Un anno fa, quest'ora, se ti avessero detto, vedi, tra un anno tu sarai sul podio, starai vincendo, non ci avresti creduto. No, non pensavo nemmeno io. E niente, le prove bellissime, mi complimento con Tony Frotta che alla fine mi stava facendo sudare. Taglienti è una, cioè, veramente fuori dal normale, però ci siamo difesi, sono contento di aver vinto la classe, due automotrici, non li assoluti e tutto il resto. E sentiamo anche Marco Lepore. Niente, io inizio, ma non perché diciamo sono quelli che meritano meno congratulazioni, inizio dagli organizzatori che come ogni anno poi delle zone nostre sono top, proprio diventata il top. Io ho iniziato ancora nel 2007 che le gare in quelle zone erano circa un mese, oggi è poco, lo dico ad alta voce, è poco. Ringrazio Mario perché dopo giusto un anno ritornare in macchina con la adrenalina dell'anno scorso, e non lo nego, all'inizio proprio non avevo paura, però c'era un po' di adrenalina, siamo stati fermi entrambi, io meno di lui, meno di me. Non è semplice, però ti faccio le congratulazioni perché io non navigo sulla nave, navigo tanti altri piloti e lui va veramente forte, c'è un fegato che è un po' forte, basta. Corre anche con la testa lui. Va forte, basta. Niente, ringrazio di nuovo Marco Modultech perché lui ci ha fatto la promessa nel 2017 a Rally del Molise e ho detto prima o poi faccio quello che devo fare e l'ho fatto. Ringrazio lui perché ha portato la macchina formidabile, top e basta, non c'è niente da dire. Ringrazio tutti voi che siete qua oggi ad aspettarci all'arrivo e sulle prove a rifarci. E niente, alla prossima gara ragazzi, un forte arrivo. Perfetto, allora Palombi, allora vincono anche giustamente il trofeo Ezio Palombi e arrivano le figlie di Ezio, alle quali adesso diamo il microfono, è un premio importante. Cristina! Buonasera a tutti, innanzitutto inizio col complimentarmi con Mario perché è davvero una soddisfazione vederti portare a casa quest'anno questo trofeo, soprattutto come dicevi tu dopo la brutta disavventura dello scorso anno che ci ha tenuto col fiato sospeso, però complimenti perché sei tornato e anche più forte di prima dobbiamo dire, quindi complimenti perché le prove di quest'anno erano veramente difficili, spaventose, io soprattutto mi coprivo le orecchie con le mani perché non potevo vedere quei doppi salti così si saliva e scendeva, era veramente, non ho più l'età per assistere a certe cose. E innanzitutto ecco, questo mi premeva ringraziarvi perché è davvero per noi un orgoglio continuare così con la possibilità che ci dà la Rally Game di inserire questo Rally Terra di Argine che va di anno in anno ad acquisire maggiore importanza sia a livello nazionale che di risonanza insomma per tutti i sociali, sta diventando veramente un appuntamento importante per la nostra terra e siamo felici perché non deve essere diversamente perché abbiamo dei bellissimi territori, delle bellissime località e che ci invidiano tutti, quindi possiamo fare e possiamo dare tanto per questo, per il mondo del rally. E ecco, quindi ringraziamento a voi, ai piloti che sono comunque il fulcro di queste organizzazioni, di queste manifestazioni. E volevo ecco spronare un po' i giovani perché da quello che ho visto la vecchia guardia è ancora sul chi va là, quindi dai ragazzi accelerate perché questi non si smuovono dal podio e sono difficili da buttare giù.
e complimenti. Niente, grazie di nuovo alla Rally Game, grazie a tutti. Io sono qui come ogni anno a far da portavoce da tutta la numerosa famiglia, dal più piccolo al più grande. Grazie, grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. È un impegno che noi abbiamo preso con Nadia, che ci teniamo a ringraziare personalmente, che non la vedo. Nadia, dove è andata? C'era un piccolo presente anche per lei, va bene, dopo ci vediamo. E niente, ci vediamo l'anno prossimo e noi ci siamo e la Rally Game c'è. Grazie a tutti. Alla prossima ti vogliamo come presentatrice, bravissima, ok, allora complimenti, molto brava davvero, e è sempre un piacere poi vedere, quando vediamo Rally Game vediamo sempre l'immagine di Ezio, è un connubio indissolubile, va bene, una vittoria meritata, è un valore aggiunto questo qua per te caro Mario Trotta. Grazie allora anche alle signorine Palombi, signorine barra signore, adesso non so, ok. E diamo allora a Trotta, Mario, Lepore, le coppe, noni nell'assoluta, primi di gruppo, primi di classe e vincono anche il trofeo dedicato proprio a Ezio Palombi. Continua.